Siamo qui a Isola Maras. Come ti senti in questo momento? Nervosissimo, tremo, non riesco a capire cosa sta succedendo, però dai, non vedo l'ora che sia il momento veramente di vederli tutti, cioè di vedere tutto compiuto, tutto insieme, il set, la musica, i ragazzi, i vestiti, non vedo l'ora. Puoi raccontarci qualcosa sulla collezione? La collezione è una collezione strana, come è stato strano questo mio passaggio da fare qualsiasi altra cosa invece a disegnare una collezione, quindi ho messo un po' insieme tutto un po' le mie esperienze, tutto quello che mi piace, quindi è uscita fuori una collezione un po' da bambina punk, da quel punk però carino, come posso, infantile si può dire, quelle, non so, quelle con le codine, quelle ragazzine giapponesi di Harajuku con le codine pink, il collare di borchie, con la calza a rete però sopra la gonnellina di Vichy come da terza elementare. Una collezione sicuramente di contrasti ma simpatica, cioè tutta una cosa un po' quirky in a childish way. E in quanto segui lo stile di tuo padre qui e quanto c'è di tuo qui? Allora, quanto seguo lo stile di mio padre e quanto c'è di mio, non so, questo lo scopriremo. Per me, ovviamente, io sono figlio di mio padre e non ho mai studiato per fare questo lavoro, lo sto facendo perché è successo e sono molto contento di farlo. Ovviamente appena vedo una flower print o stripes in polka dot sono subito attratto, ho un taste che deriva da quello di mio padre, ma c'ho anche tutta una cultura e delle esperienze diverse, io ho tanto punk, un po' più rock, un po' più sexy anche, quindi... L'ultima domanda, perché tu l'hai già detto, ti è un po' successo questa cosa, tu quali esperienze hai tu? Quali esperienze io prima? Beh, allora io ho iniziato alla St. Martin's a Londra a fare creative writing, poi mi sono spostato a Parigi, che ho deciso che non volevo più fare quello, non volevo stare più a Londra, ho fatto fusione del bronzo, poi ho iniziato a fare subito fotografia. Dopo un anno invece sono andato a Tokyo per fare tutta un'altra cosa, a studiare cinematografia giapponese, quindi con tutto anime, anche scrittura, un po' di regia. Sono ritornato a Parigi per finire la scuola e mi sono laureato in fotografia. E l'anno dopo sono andato subito a New York e ho fatto un po' di internship da Mario Sorrenti perché volevo fare proprio il fotografo di moda e adesso è successo che invece sono qua a fare un'intervista, quindi non so neanche io come sia... Io adesso sono molto curiosa di vedere questa collezione. Noi ti lasciamo al tuo lavoro. Okay. In bocca al lupo. Grazie mille ragazzi, grazie. Grazie.